Sei un soggetto che ha difficoltà a relazionarsi normalmente con le altre persone? Sei convinto dell'esistenza di una relazione che in realtà non esiste? Oppure della possibilità di crearne una? Allora, questo è il corso per stalker che fa per te. Seguimi. Per essere un valido stalker, la nostra formazione mira ad insegnarvi attraverso esercitazioni teoriche e pratiche soprattutto l'utilizzo di mail e SMS. Entriamo nella stanza numero 15. Essere un efficiente stalker non bastano solo i messaggi, troppo brevi, servono anche le telefonate. Entriamo nella stanza 22. Oh, finalmente mi rispondi. Ti ho telefonato 10 volte stamattina, perché non mi rispondi? Rispondi? Di qualcosa, parla? Parla? Rispondimi. Vaffanculo, stronza! Niente male, ma non è ancora tutto. Tra pochi istanti vedrete i nostri allievi impegnati in comportamenti insistenti nei riguardi di persone che manifestano chiaramente il loro rifiuto. Dovranno quindi attuare una condotta di tipo persecutorio che ne limiterà la libertà. Seguitemi. Cominciate! Ora tocca a te. Cos'è per te lo stalking? È un comportamento assillante ed intrusivo nella vita di un altro individuo. E come si realizza? Si realizza mediante comunicazione e contatti indesiderati che violano la sfera personale altrui. Quali effetti produrrà lo stalking sulla tua vittima? La vita della mia vittima cambierà notevolmente, a partire dalla quotidianità.
Cos'è per te lo stalking? È l'unico modo con cui posso mantenere un rapporto con la mia vittima, visto che continua a negarsi. E tu perché hai deciso di diventare stalker? Mi voglio vendicare di un torto subito. Sono io la vera vittima che merita un riscatto. Articolo 612 bis. Atti persecutori. È punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno, in modo da cagionare un perdurante grave stato di ansia o di paura. Ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità dello stesso, o di un prossimo congiunto, o di persona al medesimo legata da rapporto affettivo, ovvero costringerlo a variare le proprie abitudini di vita. E ora andate! Articolo 612 bis. Atti persecutori.